Martedì 4 febbraio, presso i locali del centro giovanile di Siniscola, si è tenuto l'incontro organizzato dal Fronte Indipendentista Unidu, alla presenza del candidato alla presidenza della regione Pierfranco De Vias. I lavori, introdotti da Giuseppe Piras, hanno visto gli interventi dei candidati Maria Antonietta De Murtas, Pier Gianni Massaiu e dei siniscolesi Ines Caria e Domenico Carta, anch'essi in lista per il Fronte. Nei loro interventi, le ragioni del progetto politico definito popolare, partecipato e innovativo, concetti ribaditi da De Vias, che ha definito il proprio programma un manuale di autodifesa della Sardegna, sulla base delle esigenze economiche, sociali e culturali dei sardi, e nella prospettiva della conquista dei diritti fino all'obiettivo dell'autodeterminazione e dell'indipendenza della nazione sarda. Difenditi Sardegna è lo slogan del Fronte Indipendentista Unidu, che fin dalla sua costituzione ha respinto ogni ipotesi di alleanza con i partiti italiani. Oramai su fronte sta barrata, come te, l'ultima possibilità di questo popolo di tornare a sapere la dignità di sua, di tornare a sapere la economia sua, di tornare a rilevare finalmente un traballo, un'economia in Sardegna, come chi sordovano si chiede un emigrante tutto canto, come chi già scampagna sono inquinata da speculatori, da cose che non conosciamo nemmeno, come camion che andano e tornano di notte, dei scoria chimica industriale in tutto. Su fronte oramai sta barrau l'ultima maniera del popolo sardo di si difendere contro a sosopruso colonialista, contro a una politica chiesta di asservimento a suo interesse italiano e del suo capitalismo europeo. Su fronte è l'ultima possibilità per questo popolo di dimostrare finalmente di essere capace di separare in maniera libera su chi pensa politicamente, di cercare che battira da innanti su un programma che si è organizzato e fatto dai suo popolo sardo e prosso interesse dei suo popolo sardo.